Allora sono uscito. Ed equipe Bragantino è il primo match di Elite League di questa decima settimana della 21esima edizione dello Sbordone League. I match di Elite in questa domenica. Allora, la classifica in questo momento in Elite League vede Baretti al comando, basta un punto stasera nelle due sfide rimanenti per trionfare in campionato. Equipe Red Bull Bragantino sono separati da 3 punti, hanno le stesse partite giocate, 6. 13 punti l'equipe, 10 i Red Bull, che arrivano da una vittoria, così come l'equipe che rimonta contro gli Spurs. E vediamo un po' con il Bragantino, che in questo momento qua schiera in porta Checco Pioiazzetta, perché Totò Nobuka non se ne è sentita di farne un'altra, era già febbricitante nella sfida con la maglia degli FCP. Nessuno credo a disposizione, non lo vedo, e intanto fallo esterno. Ci sarà il grande esordio di Jenny Perna in cabina di regia. Intanto Pio Iazzetta. Mancio colpisce tedesco. Bocchetti, male. Ancona, Iazzetta colpì. Lanza Esposito. Salgono un po'. Prova a entrare lì, palla a Rizzo. Prova a affondare il colpo, uno contro uno. Prova in porta, Rizzo molto bravo a tenerla lì. Addirittura in porta il Mancio, fuori di nulla. Letta un po' sul pallone, mi sa, cade dopo. Rizzo, Pizzo. Calcia morbido. Palumbo, blocca con sicurezza. Se così, Andrea che ruba dal nulla su Ancona. Cerca il passaggio dentro, Pizzo con i piedi. Bocchetti che rincorre. Destro che scende, mano di Pizzo. Angolo, Ottolano dentro. Colpo di testa di Lanza. Dentro, occhio! La palla passa, Gravio spinge dentro, 1-0, equipe de Naples. C'è il cross sul secondo palo, Iazzetta non la legge, e a Gravio se ne apporta uno. Pizzo fa cadere a terra il pallone, in due tempi Pizzo, e primo tempo, dice Frank, 1-0, Giavra De Lobos, Bispo allontana, Andrea, destro, ora questo pallone, Estevao in corsa, sprint e fondo Andrea. Bocchetti entra bene dentro al campo e pareggia con un tiro sul palo lungo, quasi palo gol, pareggia Bragantino 1-1. Andrea, Bocchetti a muro, Andrea con pallonetto, grande azione di Bragantino, Bocchetti, arriva Rizzo, fondo, e allora Antonio per tedesco, destro, su fondo. Bispo, Rizzo, centralmente a Bocchetti. Andrea 1-2, Bocchetti, paratona di Pizzo, fatto un cross, colpo di testa, Pizzo in due tempi. La tiene anche là, poi Mancini in verticale, Aggravio la fa scorrere, passa lui, Aggravio, Checco Iazzetta sbatte sul pallone, chiude tutto, non è finita, c'è ancora Palumbo, e c'è una prateria ora per Sassi Tedesco, 1 contro 1, 1-2, destro, rete, Tedesco ancora lui, 2-1 equipe, grande azione, grande 1-2 con Aggravio. Qui scontro tra due centrali della difesa in maglia bianca, e quel pallone che alla fine viene messo in porta da Andrea, una carambola tra Cianciulli e Antonio, blocca il pallone nell'area piccola, Andrea non sbaglia, 2-2. Mancini, mamma mia, fuori di nulla. Ancona, Aggravio, finta, resiste, Aggravio ne fa fuori 2. Poggia Ugo, anzi a Mancio, alta, Rispo, sinistro, che scende, poi alta, Mancio sul muro, Ancona fuori, Andrea, corridoio chiuso, poi in pallo, Lanza, poggia, Portolano, finta, Portolano, Portolano fino in fondo, piedone di Estevao, magico a chiudere, si gioca già, Rizzo,
2 contro 1 Mancio, tiro, Cianciulli respinge, rispo da questo lato, in corridoio per Portolano e Cianciulli si immola. Il fischio, Rizzo prova sotto e poi raccoglie Grieco, piedone di Pizzo, finta di Rizzo in aria, angolo, che parata che ha fatto Pizzo. La posizione, cerca Bocchetti, stop e sombrero rischioso, Palumbo, rovesciata! E che gol! La ficca all'incrocio dei pali, Palumbo, magia! Al centro sportivo Sanrocco, si è coordinato in mezzo secondo, trovato l'incrocio dei pali opposti. Gioiello! Questo è un collasso. All'esordio Palumbo, è la prima? È la prima proprio, non sei mai apparso ad essere le gambe prima d'ora. DS tedesco, questa situazione qua. Bombone deviato di Lanza, Pizzo si distende. Due acquisti dell'equipe, uno in porta, uno nel mezzo. Clamorosamente 3-2, rovesciata di Palumbo. Posizione in classifica in Elite. E occhio al bombone di Palumbo che realizza una doppietta splendida in 100 secondi. 4-2, la risolve lui. E triplice fischio di Frank, si prende il match, l'equipe 4-2 su Red Bull Bragantino. Marco Lanza Palumbo contro le mie decisioni, no, di non intervistare mai Marco Lanza, questo è stato un bracchetto, però i due sono usciti parecchio nervosi da questa sfida che avete tenuto in piedi per quasi tutta la gara. Poi due gioielli di questo signorotto qua, 4-2, rimanete in Champions, ma solo perché lì dietro si fatica ancora di più. Cosa manca ai tuoi per vincere le partite del genere? Sicuramente dobbiamo stare più mentalizzati, non ci dobbiamo far prendere al nervosismo, dobbiamo giocare concentrati fino alla fine e non interessarci, diciamo, di falli brutti, magari non dobbiamo rispondere alla persona, dobbiamo giocare solo con noi stessi, dobbiamo giocare palla a terra perché siamo fortissimi, lo sappiamo fare, però spesso dopo ogni. Complimenti a Marco Lanza, lo liberiamo e andiamo da Palumbo. Allora devi sapere, la tua squadra è seconda in classifica in un girone a 10 e in questo momento sale a 13 punti, no, a 16 punti, a loro che sono i capolisti manca un punto per vincere, una bella squadra, ma soprattutto solamente il pensiero su quella rovesciata, arriva a via girato. È stata una fantasia che mi è uscita all'improvviso. Con due gol risolvi questa partita, come hai visto i tuoi, secondo te? No, sono organizzati, aspettavo di peggio, sincero. Senti, fammi una dedica per questa doppietta magica. Dedico questi due gol a Salvatore, che sta sul letto dell'ospedale, mi dispiace, buon recupero. Grandissimo Palumbo, esordiente d'eroe per l'equipe del Mancio che va a 16 punti. Ci sta Paolo. Buonasera.